Man, Georgia Smith, prima scelta della nostra prima ospite. Alessandra Vescio, che è al telefono e che è l'autrice del saggio La salute è un diritto di genere, pubblicato da People. Buongiorno Alessandra. Buongiorno, ciao, grazie mille per l'invito, sono molto contenta di essere qui. Grazie a te per aver accettato. Io devo dire che ho saputo di questo libro dal profilo di Irene Fakelis, perché a un certo punto sì. l'aveva postato, forse ancora prima che uscisse o poco, insomma appena era uscito, ho detto finalmente qualcuno ha scritto di questo argomento in maniera insomma un po' divulgativa, cioè per cercare un po' anche di farlo diventare un argomento comune. Adesso ne parliamo, prima però ti chiedo la prima scelta musicale, da dove viene? Allora, Broken is the Man è un brano di Georgia Smith, era un brano che racconta l'istante preciso in cui ci si rende conto che l'uomo con cui si è intrapreso una relazione e che per tanto tempo ci ha fatto sentire sbagliate, alla fine in realtà è proprio lui quello sbagliato. E l'artista parla di una relazione d'amore, ma in realtà secondo me si può applicare a tante relazioni differenti, in quanto nella cultura patriarcale in cui viviamo ci sono queste relazioni impari tra i generi, tra uomini e donne, e credo appunto che questo brano possa essere applicato in tutti quei rapporti tra i due generi in cui l'uomo cerca di sminuire, di svilire la donna allo scopo poi però di poterla controllare e affermare il suo potere su di lei. Per questo è un brano che mi piace molto, mi piace tutto l'album e per questo ho pensato di proporlo oggi. Mi sembra un'ottima scelta. E, tornando al tuo libro, io come dicevo anche prima nell'intervento precedente, questo argomento l'ho diciamo toccato per la prima volta leggendo il libro Invisibili, che sicuramente conosci e di cui si è parlato anche parecchio in Italia, però è di un po' di anni fa e ora non ricordo di preciso di che anno fosse, però insomma 2017, forse anche prima. E ho sempre pensato che fosse un argomento molto interessante, che sarebbe stato importante parlarne anche in Italia con una voce insomma anche più legata all'Italia, magari anche con qualche dato relativo all'Italia. E poi insomma ho visto il tuo libro e devo dire che questa è stata proprio una bella scoperta. Intanto raccontami come ti sei avvicinata tu a questo argomento. Allora, io mi sono avvicinata per un articolo che ho scritto per Valigia Blu, con cui collaboro da un po' di tempo, proprio sulla disparità di genere, soprattutto sulla difficoltà che abbiamo nel credere al dolore delle donne in ambito medico e sanitario. Quindi ho iniziato a fare un po' di ricerca per l'articolo, dopodiché è nata questa proposta editoriale con People, che mi ha permesso di indagare e di esplorare meglio questo argomento. È stata una ricerca molto lunga, un po' come dicevi tu, ci sono tantissimi dati, ma in realtà non sono mai abbastanza per capire dove sta la verità, dove sta il centro della discussione. Ci sono tantissime lacune, ci sono molte lacune per l'utente, quindi per una paziente, per una persona che cerca delle informazioni, ma ce ne sono anche per persone che fanno ricerca su questo ambito, come è stato per me, per il mio caso. Come dicevi, ci sono pochi libri in Italia, o comunque ce ne sono pochi che abbiano poi uno scopo divulgativo. Gli ultimi libri che io ho visto e che ho letto, su cui ho fatto ricerca, sono libri scritti da persone che fanno parte del personale medico, da ricercatrici. C'è un libro per esempio che ha scritto una farmacologa, Silvia De Francia, che però è appunto una farmacologa, ha un obiettivo anche divulgativo, ma penso che sia sempre un po' diverso quando a parlare è una persona che fa parte dell'ambito medico e sanitario e quando invece è una persona che sta fuori. Io cercato di essere un po' la via di mezzo, diciamo, una sorta di ponte che ho voluto creare tra le pazienti e poi l'ambito medico e sanitario, ecco. È interessante perché appunto questo approccio si rispecchia diciamo nel modo in cui hai condotto proprio la scrittura del libro. Tu molto spesso quando inizi l'argomento parti proprio da un'esperienza per cercare anche di far capire che questo mondo, questo settore, non vorrei neanche dire settore, questo punto di vista, ecco, sulla salute parte necessariamente dalle donne stesse, non solo insomma dalle donne, perché non c'è mai stato un interesse ad ascoltare veramente quelle che sono le esperienze delle donne e si è sempre cercato di modellare tutto quanto su un
un uno maschile, tendenzialmente anche diciamo abbastanza definito nelle sue forme, cioè possibilmente bianco, possibilmente proprio di una certa tipologia, escludendo quindi tutto il resto. E le esperienze delle donne, ma ripeto, non solo, e poi ci torniamo, sono sempre state derubricate a fenomeni isterici, fenomeni mentali, ovviamente non solo adesso, anche in passato soprattutto, però ecco, partire dalle esperienze singole permette anche di mettere una luce su voci che sono state per molto tempo completamente inascoltate. Sì, esatto, diciamo che le storie delle donne, la voce delle donne, non solo appunto come dicevi, è sempre rimasta ai margini. Noi abbiamo un grosso problema di considerare il genere maschile come quello neutro, quindi consideriamo l'uomo come la normalità, come lo standard, e poi invece alla donna viene attribuito il genere. Quando si parla di questioni di genere si pensa sempre che si tratti di questioni legate appunto al genere femminile. In realtà non è così, anche gli uomini hanno ovviamente un genere. Questo non è un discorso che riguarda soltanto le donne, le storie delle persone marginalizzate, quindi le persone transgender per esempio, sono spesso marginalizzate e vengono sempre appunto messe ai margini e non ascoltate. L'importanza secondo me di rimettere poi al centro queste storie riporta un pochino l'attenzione su di loro, ma soprattutto ci fa capire che esistono tantissime storie, esistono tantissimi punti di vista e sono tutti degni di essere ascoltati. Per questo ho pensato che fosse importante partire spesso con delle storie, con delle esperienze dirette. E c'è una gran parte del tuo libro che parla del dolore, tratta il dolore, perché anche la concezione stessa del dolore e di come diciamo deve essere espresso è una questione importante, perché anche questa diciamo subisce una serie di stigma, una serie di pregiudizi che riguardano appunto le donne. E mi fai un attimo velocemente diciamo una piccola panoramica delle cose legate al dolore di cui hai parlato? Allora, c'è un grosso problema sia a livello di società civile, di persone comuni, diciamo, che persone che fanno parte dell'ambiente, dell'ambito medico e sanitario, nel credere al dolore delle donne. Noi sappiamo, secondo gli ultimi studi, le ricerche che abbiamo a disposizione, che le donne soffrono di più di dolore, soprattutto di dolore cronico, soffrono più a lungo, hanno molta più probabilità di trascorrere gran parte della loro vita provando dolore, al di là di quelle che possono essere le esperienze che noi associamo al genere femminile, quindi il parto, quindi il ciclo mestruale, ma le donne si sa, in base agli studi che abbiamo a disposizione, che hanno molta più probabilità di soffrire per esempio di dolore cronico. Nonostante questo si ha difficoltà a credere a una donna che dice sto provando dolore. Una delle ricercatrici con cui ho parlato mi diceva che ci sono degli studi che dimostrano come in uno studio medico per esempio una donna che dice sto provando dolore, che su una scala da 1 a 10 per lei è un 10, in realtà verrà considerato dalla persona che appartiene appunto all'ambito medico e sanitario come probabilmente un 6 o un 7, perché tendiamo a considerare la manifestazione di dolore delle donne come un'esagerazione, come qualcosa che o da un lato deve essere accettato dalla donna, perché comunque la donna è fatta tra tante virgolette per sopportare il dolore, appunto pensiamo alla concezione del parto, e dall'altra perché abbiamo l'idea della donna come la donna molto emotiva, la donna ormonale, la donna volubile, che sicuramente se dice sto manifestando dolore, pensiamo non è quella gravità che lei sta manifestando. E ci sono poi altri argomenti che tu tocchi legati ovviamente al mondo della salute della donna, in particolare la maternità, ma anche la menopausa, che forse è ancora meno trattata, nonostante la maternità, tu dici giustamente che subisce, è un argomento che subisce un filtro ovviamente sociale gigantesco. E io ho trovato veramente quel capitolo molto interessante, l'ho sentito ovviamente molto vicino, avendo due figlie. E mi rendo conto che l'idea, insomma, della donna vista come corpo procreativo e basta è ancora molto forte, molto presente, e porta la società, ma anche, e questa è la cosa più grave, l'ambiente medico, ad ignorare tutta una serie di conseguenze e anche diciamo cose che accadono prima o durante la gravidanza che la donna invece sente, percepisce e che vengono appunto inserite all'interno di una cornice solo ideale, sociale. Come è andato questo studio della maternità? Che tipo di fonti hai cercato? Chi hai ascoltato?
Allora, la ricerca sulla maternità è stata una delle ricerche che mi ha aperto di più gli occhi su quella che è la situazione attuale, per esempio in Italia. Sicuramente ero già a conoscenza di diversi problemi, di diverse mancanze, però poi parlare per esempio con la psicoterapeuta Valeria Tucci, che lavora a Roma e che è anche esperta di studi di genere, ma anche con Teresa Mastrota, che è un'ostetrica e lavora al centro Io Calabria a Cosenza, quindi persone che lavorano direttamente con madri, perché Valeria Tucci, per esempio, è una psicologa, psicoterapeuta perinatale, lavorano direttamente appunto con le madri, con le donne in gravidanza, sono sempre in contatto con delle esperienze dirette. Parlare con loro mi ha dato la possibilità di capire ancora una volta quali sono i grossi problemi che abbiamo in Italia. C'è un discorso che possiamo fare in linea generale, cioè la romanticizzazione della gravidanza, quindi una narrazione della gravidanza e della maternità come questa esperienza che porterà comunque gioia, e se non ti porta gioia, alla fine è colpa tua, Un problema perché tuo, c'è qualcosa certo. che esatto, perché c'è qualcosa che manca in te. Questo è un discorso che possiamo fare in generale. In Italia soprattutto mancano i servizi, manca una conoscenza appropriata che non viene fatta nelle scuole, che non viene fatta in generale nella società civile, mancano i servizi di supporto alle madri, c'è una gravissima carenza di consultori familiari che sono dei punti di riferimento per le donne, per le famiglie e anche sia per le donne in gravidanza, per le neomadri, ma in generale per le donne, dove appunto le persone possono andare a chiedere supporto, dove possano andare a chiedere consiglio. Cosa succede? Che le donne si ritrovano in gravidanza e magari non sanno a chi rivolgersi. Le donne partoriscono, escono dall'ospedale, non sanno come affrontare la fase dell'allattamento. Sono delle sfide per una persona, soprattutto nella società attuale in cui non esiste più quella famiglia molto ampia, quella rete di supporto attorno alla donna che alla fine aiuta la donna a crescere un figlio. Soprattutto nella società attuale dove questo non c'è più, diventa un grosso problema per una persona che si ritrova da sola a crescere un figlio. Noi pensiamo che il figlio sia una responsabilità della donna, in realtà il figlio è responsabilità della società intera, questo è quello che mi hanno più volte detto le persone con cui ho parlato e credo che sia appunto molto interessante, non solo a livello medico, ma anche a livello politico e sociale, prendere Certo. questo punto di vista, ecco. Certo, e invece tu poi a un certo punto inserisci anche un ulteriore punto di vista, mutuandolo dal concetto di intersezionalità in realtà, cioè dal fatto che l'allargamento dei diritti e quindi l'ascoltare anche altre voci marginalizzate che non sono solo le donne e chi si riconosce come donna, ma anche appunto le persone transgender, ma anche semplicemente tutta quell'altra serie di marginalizzazioni legate per esempio alla provenienza, al ceto sociale, che si sommano, ecco, alla condizione di all'essere donna e che quindi aggiungono ulteriori pregiudizi, ulteriori difficoltà, anche e soprattutto in ambito della salute. E quali sono, diciamo, per capi massimi queste diversità? Allora, noi dobbiamo immaginare che se sa noi sappiamo per esempio che appunto una donna ha maggiori difficoltà ad accedere alle cure rispetto a un uomo, questa situazione, questa difficoltà ad accedere alle cure si inasprisce, acuisce nel momento in cui la donna sarà una donna nera, sarà una donna nera grassa. Si tratta di disparità, di oppressioni che si sovrappongono l'una sull'altra, che si intersecano l'una sull'altra e che rendono quindi la marginalizzazione e l'oppressione di quella persona ancora più forte. Cosa vuol dire? Lo possiamo vedere benissimo nel mondo del lavoro. Noi sappiamo che una donna ha più difficoltà a raggiungere l'apice della propria carriera oppure il vertice di un'azienda rispetto ad un uomo, ma pensiamo soltanto a una donna nera con un background migratorio, a una donna nera grassa, a una persona transgender nera, quindi con tutta una serie di oppressioni che deve subire, se riuscirà alla fine questa persona addirittura ad entrare nel mondo del lavoro. Sappiamo che questo tanto volte per i pregiudizi e gli stereotipi che ci sono nella nostra società non è possibile, quindi non solo non farà carriera, ma avrà difficoltà proprio a entrare nel mondo del lavoro. Questo è un problema che riguarda, per esempio, mi diceva la farmacologa Silvia De Francia, in realtà anche il mondo accademico universitario italiano banalmente, quindi ci sono tantissime donne e persone che si laureano, che riescono a raggiungere anche con ottimi voti il traguardo finale della laurea, però poi si ritrovano le porte chiuse nelle aziende, si ritrovano le porte chiuse nel mondo accademico.
italiano, sono pochissime le docenti, professoresse universitarie in Italia. Quando parliamo di marginalizzazione nell'ambito medico e sanitario, pensiamo soltanto al fatto che le persone transgender si ritrovano ad approcciarsi con persone che fanno parte dell'ambito medico e sanitario, che non hanno assolutamente idea, purtroppo ancora oggi, di cosa vuol dire rapportarsi a una paziente o un paziente transgender. Quindi che non soltanto mettono in atto degli atteggiamenti aggressivi o violenti, e questi sono appunto gli estremi, ma anche di assoluta disinformazione, non hanno assolutamente idea di come si possano rapportare con loro. Questo ha delle conseguenze ovviamente sulla loro salute, ma anche in termini di prevenzione. Le persone transgender sono in Italia, secondo uno degli ultimi studi pubblicati quest'anno, tra le persone che fanno meno prevenzione, a cui la prevenzione è meno aperta, ecco, diciamo così, non è una responsabilità loro, è più che altro che non vengono loro date le possibilità per fare prevenzione, che invece dovrebbe essere assolutamente molto importante. Certo. Giovanni, hai una domanda? Ah no, no, ok. E una cosa che ti volevo chiedere, un po' l'hai già fatto in realtà, fare un po' un confronto fra l'Italia e l'estero. Tu vivi a Londra, se non sbaglio, giusto? Io vivo a Londra, okay. sì, da un paio d'anni, sì. E hai comunque però il polso della situazione sia in Italia che anche fuori, visto che comunque hai dovuto fare un lavoro di studio e di ascolto di voci e di persone. Oltre alle cose che hai già citato, quali sono le più grandi differenze che hai trovato rispetto a questo argomento e anche magari alla preparazione delle donne e degli uomini che lavorano in ambito sanitario? Allora, io penso che non sia tanto a livello di pratica, cioè di messa in atto delle cose. Penso che una grande differenza che c'è tra l'Italia e per esempio UK, ma anche America, che sono diciamo le parti del mondo in cui ho operato di più, in cui ho fatto maggiore ricerca, diciamo. È più una questione di consapevolezza, cioè se io parlo qui con delle persone, anche persone ricercatrici, persone che fanno parte dell'ambito medico e sanitario, di intersezionalità, o parlo di oppressioni, di difficoltà delle donne ad accedere alle cure, di razzismo in ambito medico, sanno di cosa sto parlando, o comunque c'è un lavoro di consapevolezza maggiore. Quando viene fatto in Italia ho avuto la percezione che ci fosse molta più chiusura, lo dicono i dati in realtà, cioè in Italia si sta facendo sì un lavoro, ma è come se fossimo ancora un po' troppo indietro anche a livello di conoscenza dell'argomento. Ci sono tantissime mediche, tantissime studiose, tantissime ricercatrici, tanti attiviste in Italia che stanno lavorando su questo. A livello di società civile c'è ancora, secondo me, tantissimo da fare. Noi come pazienti, utenti del Servizio Sanitario Nazionale, cosa possiamo fare per incentivare un cambio di rotta? Questa è una domanda molto interessante a cui è molto difficile rispondere. Io un po' ho cercato di farlo nel libro, cioè il mio obiettivo finale era quello di non creare non costruire un ulteriore muro. Quello a cui noi stiamo assistendo oggi è di una distanza sempre maggiore che si crea tra le persone che hanno bisogno di cure e l'ambito medico e sanitario, perché ovviamente io immagino una persona che soffre di un dolore cronico, di una malattia cronica, sentirsi continuamente dire è tutto nella tua testa, oppure non sappiamo cosa fare con te, stai esagerando, è ovvio che creerà delle difficoltà e dei traumi anche in quella persona a rapportarsi nuovamente con un medico, una persona che fa parte dell'ambito sanitario. D'altra parte però è necessario che si mantenga questo ponte tra l'ambito medico e sanitario e le persone. Chiedere e pretendere anche tramite l'attivismo, tramite la ricerca, che si faccia appunto maggiore ricerca, che si faccia, che si ascoltino le storie delle persone, che si dia dignità alle storie delle persone, credo che sia fondamentale. Dare molto più spazio alle ricercatrici e alle studiose e alle mediche che stanno già lavorando su questo, credo che sia molto importante. Continuare a parlarne è essenziale e prendere sempre in considerazione il fatto che non esiste soltanto il punto di vista dell'uomo, che non esiste soltanto il punto di vista della donna, ma che esistono più generi, esiste una pluralità di esperienze che dobbiamo ascoltare e che dobbiamo considerare come degne di essere ascoltate. Credo che questo sia almeno il primo passo che possiamo fare, ecco. Un'ultima domanda, nella scrittura di questo saggio, qual è stata la cosa che ti ha sorpresa, sconvolta, in senso positivo o negativo di più? Quella che proprio ti ha fatto, quella mind blowing, non lo so, qualcosa che hai detto santo cielo o non me ne ero resa conto o comunque non pensavo che fosse davvero così?
Allora, è un po' quello che dicevo all'inizio, la cosa che più mi ha creato difficoltà è riuscire a trovare, diciamo, il senso, la logica dietro delle cose, quindi trovare quel filo rosso che potesse darmi poi la possibilità di raccontare delle storie. Quando si parla di salute delle donne o di persone marginalizzate, ci sono così tante versioni di una stessa storia che è difficile poi ritornare all'inizio della storia e poterla poi raccontare, spiegare e capire davvero cosa è successo. Quando parlo della sindrome da sottotossico, per esempio, nel libro, lì è stata una delle storie, delle situazioni che mi hanno dato più difficoltà, perché ci sono appunto tantissime versioni, ci sono tantissimi interessi dietro, c'è una questione di profitto delle aziende e anche delle case farmaceutiche molto forte, c'è una questione di responsabilità dei governi, delle responsabilità degli enti governativi, ci sono delle voci che non sono state ascoltate, e riuscire poi a risalire diciamo, all'inizio di questa matassa e poterla sciogliere pian piano per poter capire cosa è successo è stato molto difficile, ma in realtà è difficile, credo, per qualunque persona che ha bisogno di un'informazione oggi su una questione che riguarda la salute femminile o la salute delle persone marginalizzate, riuscire poi a trovare l'informazione valida. Ecco, c'è questa difficoltà che ho trovato nella mia ricerca, sia come persona, come utente, medio, sia appunto come persona che faceva ricerca. C'è una difficoltà che non abbiamo quando cerchiamo informazione su quello che noi consideriamo, lo standard, che poi in realtà è il genere maschile. Certo, è anche per questo che, insomma, credo che il tuo libro sia particolarmente importante, anche solo come aggregazione di un certo tipo di informazioni e di fonti, no? Per avere, è vero che è un argomento sempre in divenire, perché come tutte le cose scientifiche non possiamo mai dare nulla per No, certo. assodato e concluso, però ecco, avere già un unico posto dove cercare perlomeno gli spunti per iniziare ad informarsi mi sembra fondamentale, anche perché tu spesso parli di mancanza di consapevolezza anche proprio del proprio corpo per le donne. Questo è molto vero, secondo me, perché forse addirittura più vero adesso che un tempo. Ne parlavamo l'altro giorno con le persone del gruppo di lettura leggendo Carla Lonzi e ci dicevamo, vedi un po', negli anni 70 leggiamo una lucidità e anche una, come dire, una consapevolezza del proprio corpo che forse le donne, le ragazzine, le bambine adesso hanno anche un po' meno, perché lo stigma di quello che non si deve dire o comunque che non è importante non se n'è andato e anzi è forse anche più forte. Non so se tu hai percepito questa cosa, mi pare che lo scrivi anche nel libro a un certo punto. Sì, io parlando appunto con l'ostetrica Teresa Mastrota, lei mi spiegava che loro fanno nel centro Rio Calabria, fanno dei corsi per delle bambine che hanno già avuto le mestruazioni o che ancora non hanno avuto le mestruazioni, e lei mi diceva che resta sempre sconvolta quando sente parlare delle bambine di 11 anni che riescono a spiegare e anche a disegnare, a dire dove si posiziona per esempio il fegato, come funziona il cuore, come funzionano diversi organi, quando poi chiedono loro cos'è la vulva, cos'è la vagina, loro non hanno assolutamente idea di cosa si sta parlando. Ed è assurdo perché comunque con il progresso, con internet, con tutte le risorse che oggi abbiamo a disposizione e anche con un'evoluzione anche culturale dovremmo essere più avvantaggiate, diciamo, Certo. nella conoscenza. In realtà su certi argomenti c'è ancora molto stigma, forse soprattutto ultimamente questo stigma sta diventando ancora più forte, si cerca di parlare sempre meno di certi argomenti e questo ovviamente poi a discapito di tutte le persone che, ma innanzitutto appunto come conoscenza normale di una persona, ognuno dovrebbe essere consapevole del proprio corpo Certo. e poi a maggior ragione se ci sono delle patologie, quello ovviamente è ancora peggio, ecco. Certo. Grazie mille Alessandra. Alessandra Vescio, La salute è un diritto di genere, pubblicato da People. E, grazie davvero, un libro veramente Ma grazie mille a voi. importante. Senti, la tua seconda scelta musicale è Giovanni? You Forever? Ah, No, ecco. vai, vai. You Forever, come mai l'hai scelta? Allora, è un brano di Self Esteem, che è un'artista britannica, e l'ho scelta perché è un brano che parla appunto del coraggio di fare delle cose da sole, di stare da sole, ma anche del coraggio che ci vuole affidarsi nel creare una rete di supporto attorno a sé, che credo che sia fondamentale. Al tempo stesso è uno dei brani che mi piace di più di tutto l'album di Self Esteem, che è un album in cui lei parla di essere se stesse senza filtri, di affermarsi, di riuscire ad andare oltre gli stereotipi di genere, di riuscire
riuscire ad andare oltre i ruoli di genere prestabiliti dalla cultura patriarcale in cui viviamo, e credo che sia un messaggio molto bello da dare oggi, ecco. Grazie mille. Grazie. Alessandra. Grazie mille. Ciao, a voi. A presto. Ciao, buona giornata. Ciao.